Supremo Magistrato procede ora al sorteggio per la formazione delle due batterie per la disputa del palio. San Magno! San Martino! Legnarello! Sant'Erasmo! Seconda batteria. Sant'Ambrogio. San Domenico. Flora. San Bernardino. E siamo giunti alla prima batteria del palio di Legnano, oggi 29 maggio 2011, e siamo arrivati finalmente alla giornata conclusiva di questo maggio legnanese che abbiamo seguito con Legnano Web 2, con le varie manifestazioni. Oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere e dimostrarvi anche le cerimonie ufficiali della saga del Carroccio, come siamo stati abituati a chiamarla fino adesso. E oggi, come dicevamo, c'è finalmente il palio, la corsa. Come potete vedere, ci sono già i cavalli schierati per la prima batteria. Velocemente vi dico l'ordine con cui sono stati estratti, ve lo ricordo. In prima posizione c'è San Magno, poi c'è San Martino, Legnarello, Sant'Erasmo. Adesso vi diamo anche i nomi dei fantini. San Magno corre con Giovanni Azzeni, San Martino con Jonathan Bartoletti, Legnarello, Walter Pusceddu, Sant'Erasmo, Giuseppe Zedde. Come possiamo vedere, adesso deve mettersi San Magno in prima posizione, è già giusto, deve anche infilarsi San Martino in seconda posizione, Legnarello, Sant'Erasmo, forse così sarebbe già pronta la prima batteria, l'ordine è quello giusto, deve soltanto girarsi San Martino su Imodium, il cavallo. Jonathan Bartoletti è un fantino nuovo, un fantino anche un po' sanguigno, prima falsa partenza, quindi niente. Sentiamo anche la campanella che era mancata durante la provaccia, quindi prima falsa partenza, è tutto da rifare. Siamo alla seconda partenza di questa prima batteria del palio di Legnano. Ricordiamo che l'ordine è San Magno, San Martino, Legnarello e Sant'Erasmo. San Magno che correrà con Giovanni Azzeni, detto Titia, su Aberrante. Poi c'è San Martino con Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio, su Immodium. Poi Legnarello, Walter Pusceddu, detto Bighino, su Bella Birba. Poi abbiamo in ultima posizione, qui in tutta l'esterno, Sant'Erasmo, Giuseppe Zeddi. E ancora una volta, no, la partenza è stata data, falsa partenza. Adesso speriamo che venga mantenuta la calma, vediamo. No, Ponti, valida. Valida,
sono partiti tutti i Fantini, non si è mosso Sant'Erasmo come nella Povaccia, in testa c'è San Martino, subito seguito da San Magno, segue in terza posizione Legnarello con Walter Pusceddu. Attenzione, San Martino sta rallentando, cerca di infilarsi allo steccato Legnarello con Pusceddu, si sta guardando le spalle Bartoletti. Finito il primo giro, si passa adesso nel secondo giro, sempre in testa del passato San Magno in questo momento. Legnarello sta facendo un incredibile recupero, si sta posizionando in seconda posizione in questo momento. Pusceddu all'esterno, sta tentando il tutto per tutto all'esterno, si allarga tantissimo Walter Pusceddu e sta passando in questo momento. No, sono affiancati con il Fantino di San Martino, e per questo momento passa in seconda posizione Legnarello, quindi abbiamo San Magno in testa, Legnarello secondo, in terza posizione San Martino. Ricordiamo che Legnarello è da 20 anni che sta aspettando una vittoria, e adesso abbiamo San Magno, Legnarello che addirittura sta cercando di passare in prima posizione, distaccato ormai è San Martino che ha rinunciato a tenere il duo di testa, e arrivano in accoppiata i cavalli di San Magno e Legnarello che accedono alla finale. In terza posizione San Martino non ha partecipato, così come nella Povaccia la contrada di Sant'Erasmo, quindi ricordiamo San Magno, Legnarello, e in terza posizione c'è San Martino. Quarto tentativo, dopo 3 tentativi che sono andati, che sono state false partenze, quarto tentativo per questa seconda batteria. Ricordiamo, ci sono Sant'Ambrogio con Sivano Mulas, San Domenico con Gianluca Fais, La Flor con Antonio Siri, San Bernardino con Alberto Riccieri. Ricordiamo, devono essere nell'ordine giusto, c'è San Domenico che non si sta posizionando, nella prima posizione deve esserci Sant'Ambrogio, adesso lo vediamo in seconda posizione, si stanno adesso affiancando San Domenico e La Flora, deve posizionarsi in prima posizione Sant'Ambrogio che però non riesce a trovare spazio, quindi rimane ancora girato, tutto defilato all'esterno, c'è San Bernardino, ricordiamo San Bernardino Riccieri con il cavallo Guardami, adesso si stanno allargando nuovamente. Ricordiamo che c'è il Mossier che è stato pesantemente contestato durante la prima batteria per una partenza data in modo molto arbitrario, e quindi adesso il mossiere, ricordiamolo, il signor Dino Costantini, un esordiente qui legnano, avrà di che preoccuparsi anche per le prossime mosse, avendo gli occhi puntati ancora di più per queste ultime batterie, ma soprattutto per la finale. Speriamo quindi non ci siano dei disordini, visto anche il ritiro fisico del Vessillo della contrada di Sant'Erasmo. Quindi anche il terzo tentativo è fallito. Quarto tentativo, in posizione c'è già Sant'Ambrogio, quindi Mulas è già pronto, poi c'è San Domenico che deve occupare la seconda posizione, San Domenico è adesso in prima posizione, La Flora comincia ad alterarsi, anche il Mossiere giustamente con la mancanza del rispetto delle postazioni, ricordiamo Sant'Ambrogio, San Domenico, Flora, San Bernardino, Sant'Ambrogio che è giallo-verde, San Domenico bianco-verde, e ancora una volta fase battente, attenzione! È caduto il Fantino della Flora, Antonio Siri, che si è toccato subito la testa, si sta toccando la gamba, è stato investito da un cavallo, se non ricordo male il cavallo di San Bernardino. Attenzione che adesso si sta rialzando, sembrerebbe nulla di che, però questa è stata una partenza veramente difficile
e speriamo che non abbia riportato nulla a Sir. Vediamo che zoppica leggermente, quindi un palio sfortunato questa seconda batteria è stata veramente una batteria sfortunata. Al quinto tentativo c'è stata anche la caduta rovinosa di Antonio Sir. Ottavo tentativo, i fantini cominciano a innervosirsi, anche i cavalli. Era l'animo che aveva il mossiere Dino Costantini di non far innervosire cavalli e fantini. Vediamo se questo ottavo tentativo verrà dato valido. Ricordiamo Sant'Ambrogio in prima postazione, San Domenico, Flora e San Bernardino partiti. Questa volta è buona, buona, si posiziona subito. In testa Sant'Ambrogio, seguito a ruota da San Domenico, appaiati in terza e quarta posizione ci sono la Flora e San Bernardino. Attenzione San Bernardino, all'esterno sta cercando di trovare uno spazio, sta cercando di allungare, ma la Flora con Antonio Sirri non demode, ritiene salda la terza postazione. Sembra invece non avere problemi in testa al Sant'Ambrogio con Mulas. Mulas, attenzione, è caduto Mulas, il cavallo è scosso ma continua a correre. Adesso in seconda postazione il Fantino è comunque a terra. Attenzione, bisogna fermare immediatamente la corsa, stanno per sopraggiungere i cavalli. Mulas non accenna a rialzarsi. Vediamo che stanno arrivando anche il personale di campo e riescono a portare fuori dal campo, fuori dalla pista, Mulas e il proprio cavallo. Ricordiamo il cavallo di Sant'Ambrogio, Giorgina, è comunque in testa anche se scosso, però tutti stanno chiedendo a gran voce di fermare la corsa invece sta continuando. In testa c'è ancora Sant'Ambrogio, seguito dalla Flora, San Bernardino e in ultima posizione da San Domenico. Ma signore, questa è la cosa meno importante, è più importante seguire quello che sta succedendo al Fantino di Sant'Ambrogio. Ricordiamo Silvano Mulas che è ancora a terra, sta venendo soccorso in questo momento dai sanitari del 118, mentre per la cronaca c'è ancora in testa, scosso, c'è ancora scosso il cavallo di Sant'Ambrogio in seconda posizione la Flora. Quindi Sant'Ambrogio e la Flora accendono alla finale, Sant'Ambrogio con il cavallo senza fantino che ha corso tutta la seconda batteria senza il proprio fantino, è andato addirittura a vincere, mentre io andrei con le immagini direttamente sulle condizioni di salute di Silvano Mulas che è tuttora a terra. Vediamo che c'è la Croce Rossa del 118, stanno cercando di prestare i primissimi soccorsi, bisognerà cercare anche di fermare il cavallo Giorgina che è rimasto scosso, sta girando liberamente per la pista. Siamo giunti quindi alla finale di questo Palio 2011, palio tormentato come abbiamo potuto vedere con la caduta rovinosa del Fantino di Sant'Ambrogio, Fantino che però hanno rassicurato dall'organizzazione che è stato portato solo per accertamenti. Ci auguriamo ovviamente che tutto vada per il meglio. Ricordiamo quindi che i colori giallo-verdi di Sant'Ambrogio verranno difesi dal Fantino di riserva che è Leonardo Chessa, che monterà per l'occasione Giorgina, il cavallo che ovviamente abbiamo visto con la seconda batteria. Abbiamo visto anche l'estrazione di questa finale che vedrà quindi Sant'Ambrogio in prima posizione, seguito poi dalla Flora, colori rosso-blu, ricordiamolo, difesi da Antonio Sirri sul cavallo All In. Sirri è il Fantino che nel 2010 ha portato proprio la contrada della Flora alla vittoria. E in terza posizione ci sarà il cavallo di Legnarello. Quello di Legnarello giallo-rosso, difesi da Walter Pusceddu, che oggi cavalcherà Bella Birba. Ricordiamo che Walter Pusceddu ha vinto il Palio di Legnano nel 2005 e nel 2008. San Magno, ultima postazione, quindi postazione più defilata, partenza più difficile. Verrà invece i colori rosso, bianco-rosso, sono difesi da Giovanni Azzeni che monta aberrante. Ricordiamo che invece Giovanni Azzeni non ha mai vinto qui a Legnano. Quindi abbiamo tre fantini, Sirri, Pusceddu e Azzeni, che sono fantini di esperienza. Tra questi soltanto Azzeni non ha mai vinto a Legnano. Poi invece Mulas, essendo caduto nella seconda batteria, ha dovuto cedere il posto al fantino di riserva Leonardo Chessa, che ovviamente non ha mai vinto qui a Legnano.
E ricordiamo anche il conto finale delle vittorie con Sant'Ambrogio che ha 5 vittorie al palio, La Flora 7 vittorie, Legnarello 9 vittorie, mentre San Magno 10 vittorie. Ricordiamo però che Legnarello è 20 anni che sta inseguendo il sogno della vittoria. Tutto è pronto per la prima partenza di questa finale, speriamo che ci sia maggior serenità nell'esecuzione di questo primo tentativo. Ricordiamo che ci sono state molte polemiche alla prima batteria, sentiamo che viene chiesto di amare il canapo. Ricordiamo Sant'Ambrogio, Flora, Legnarello e San Magno. Legnarello dice nei calci, San Magno. Sant'Ambrogio si sta addirittura retrocedendo. Legnarello si sta posizionando in terza posizione. Vediamo anche la voce decisa del mosciere a cercare di portare un po' di tranquillità, un po' di pace e togliere un po' di polemiche che ci sono state in prima e seconda batteria. La Flora deve rimanere in seconda posizione, vediamo che sta facendo spazio al cavallo di Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio che deve partire in prima posizione. In questo momento hanno sganciato il campo, non si sono mossi i Fantini, per fortuna non c'è stata nessuna falsa partenza in questo caso. Probabilmente hanno fatto cadere il campo anche per fare magari defluire i cavalli che si stavano innervosendo, i cavalli che adesso si stanno nuovamente riposizionando. Vediamo già posizionati in posizione, scusate il gioco di parole, Legnarello e San Magno. Legnarello, ricordiamo, giallo-rosso, San Magno rosso, bianco-rosso. Sono partiti, buona, no, annullata. Annullata. La partenza era buona. Settimo tentativo. Ebbene sì. Per la settima volta viene armato il canapo qui al Stadio Giovanni Mari di Legnano per cercare di correre la finale del Palio 2011. No, attenzione. È inciampato nel canapo il cavallo della Flora ed è caduto Antonio Siri. Ricordiamo che Siri più volte ha stretto in fase di partenza e quindi anche questa volta è caduto un Fantino. Vediamo di capire cosa sta succedendo sul campo. E siamo arrivati al nono tentativo, ormai stiamo arrivando alla doppia cifra. Nuovamente non si riesce a trovare lo spazio per far posizionare i cavalli nell'ordine corretto. Ordine che, lo ricordiamo per l'ennesima volta, vede in prima posizione Sant'Ambrogio che adesso è in quarta posizione. Poi la Flora in seconda posizione, Legnarello e quindi San Magno. Sant'Ambrogio colori verde e giallo, Flora colore rosso-blu, Legnarello colore giallo-rosso, San Magno colori rosso-bianco-rosso. Vediamo Azzeni che non si muove dalla prima posizione, viene minacciato il secondo richiamo ufficiale. Chiede spazio anche il Fantino della Flora, Antonio Siri. La tua posizione è all'esterno, la tua posizione. Non si parte. All'esterno è la posizione, là all'esterno. No, così non si parte. Ancora tutto chiuso lo spazio per far entrare il Fantino e il cavallo della Flora. La Flora che ritorna a stare insieme. Seconda munizione appunto per Giovanni Azzeni. Avanti, non partiamo.
Samaglio che non si muove dalla propria posizione, dovrebbe essere tutto esterno, invece non si muove, rimane appaiato a Legnarello. Adesso attenzione, ci siamo quasi. Se la Flora riesce a mettersi in seconda posizione si può partire. Adesso Legnarello invece è fuori posizione. Anche il pubblico non ne può più di aspettare la partenza di questa finale. E chiamo ufficiale anche per Antonio Siri della contrada La Flora. Non si muove, rimane alle spalle dei tre fantini. Adesso si stanno allargando i fantini, la Flora non riesce ancora a trovare lo spazio per inserirsi, Sant'Ambrogio è in terza posizione anziché in prima. Vediamo che Sant'Ambrogio sta correndo col fantino di riserva, Leonardo Chessa, che è andato a sostituire Silvano Mulas. Viene data comunque valida la partenza. C'era da aspettarselo dopo tutte le fasi partenze che abbiamo assistito, ben 8 fasi partenze. In questo momento la finale è partita, c'è in testa il cavallo di Sammagno seguito a ruota dal cavallo di Legnarello e si sta inserendo dalla terza posizione, sta arrivando all'esterno il cavallo di Sant'Ambrogio con Leonardo Chessa cerca la strada più difficile all'esterno, tenta invece un timido tentativo di infiliarsi allo steccato il cavallo di Legnarello, tutto staccato, invece rimane il cavallo della Flora con Antonio Siri. Ancora in testa c'è Sammagno alle spalle al cavallo del Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio ancora una volta tenta all'esterno, tiene la posizione Legnarello che adesso cerca di passare nella curva, non ci riesce, riesce invece il tentativo di attacco di Sant'Ambrogio che si porta in seconda posizione, sta andando a tallonare il cavallo che c'è in prima posizione, il cavallo di Sammagno che rimane comunque primo. Alle sue spalle c'è ancora Legnarello, ancora all'esterno Sant'Ambrogio che comunque non riesce a trovare lo spazio per passare in prima posizione, rimane sempre Sammagno, Sant'Ambrogio, Legnarello, è ormai staccatissima la Flora, è sempre in testa Sammagno, subito alle sue spalle Sant'Ambrogio e adesso fa fatica a mantenere il passo dei primi due, anche il cavallo di Legnarello, Walter Pusceddu. Siamo ormai all'ultimo giro, in questo momento con in testa ancora Sammagno. Ricordiamolo, Sammagno con Giovanni Azzeni su Aberrant sta andando a vincere il Palio di Legnano, seguito da Sant'Ambrogio con Leonardo Chessa in terza posizione, Legnarello con Walter Pusceddu. Ecco Sammagno, Giovanni Azzeni va a vincere il Palio di Legnano e subito in seconda posizione Sant'Ambrogio, Legnarello e La Flora. Come di consueto ci sono i contradaioli di Sammagno che si stanno lanciando letteralmente in campo con i cavalli che stanno correndo, rischiando grossi pericoli per la propria incolumità e per l'incolumità dei cavalli. E quindi Sammagno vince questo difficile, combattutissimo e lasciatemi dire anche strano Palio di Legnano edizione 2011. Dedico questa vittoria a questa contrada che 5 anni crede in me, sono unici, ci hanno creduto, si è fatto tante cazzate all'inizio, hanno creduto nel progetto, nella persona e siamo riusciti a portare la vittoria a loro. Com'è stata la finale? Come giudichi le mosse della finale? Vabbè, le mosse sono state tante, è andata alla grande perché ho vinto, va bene.